A Salerno è sempre alta la tensione tra le mura del carcere di Forni. Il SAP ha denunciato l'ennesimo episodio di violenza ai danni di due agenti. Protagonista dell'aggressione è un detenuto nordafricano da poco trasferito da Poggioreale, il quale, durante la somministrazione della cena, ha colpito i due agenti, il primo con una testata, il secondo con pugni al volto. Per gli agenti, gravi lesioni al volto e al setto nasale, per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Il detenuto ha poi incitato alla rivolta gli altri compagni di detenzione, facendoli evitare ulteriormente la tensione. Per il SAP è la prima sezione dove i detenuti sono aperti e ormai terra di nessuno e gli agenti sono oggetto di violenze e atteggiamenti arroganti e di sfida. Nel mirino del sindacato, ancora una volta, la grave carenza di personale. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato salernitano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. Sicuramente il carcere di Forni è carente di strutture, è un carcere vecchio, c'è una carenza organica vergognosa, è una condizione complessiva di invivibilità. Dispiace che ci si preoccupa solo dei detenuti, ma è evidente che è insostenibile per gli uomini e le donne in uniforme dello Stato, in genere per coloro che lavorano all'interno del carcere, che vivono una condizione subumana. Il problema vero è che le aggressioni agli appartenenti alle forze della polizia penitenziaria e in genere a persone che lavorano in carcere si stanno moltiplicando in tutta Italia. L'altra vera emergenza è che il 40% in carcere ormai sono stranieri, persone che dovevano essere espulse, che dovrebbero essere espulse. Bisogna intervenire rapidamente per fare carceri nuove,